Uncharted 3, capitolo 12, rapito. Sto coglionazzo. Oh. Cominciamo con una bella rissa, va? Oh! Ah, il coglionazzo che ci stava parlando è morto? Secondo te sono così coglione? Aspetta. Aspetta che ti fracassa un attimo le ossa. Ok. Bene, che c'è rimasto. Botto di gente. Tutti nuovi, immagino. Ok. Ok, giù, anche te. Come osi tirarmi i calci tu? In realtà non eri tu, ma quell'altro, il tuo amico. Adesso la paghi. Bene. Ah! Ecco il bestione che ruggisce. Cazzo è Lukaku. Adesso comincia una bella lotta tra noi due. Oppela. Morto. No, si rialza. Ok, fammi uscire di qui. Speriamo sia un capitolo corto. Voi lo sapete, io in questo momento no. Ok, ce l'ho, ce l'ho. I got it. Roma, che cliché. Io non mi fiderei tanto. Eccoli. Aspetta che c'è là. Ecco qua. Perfetto. Ora sì che si ragiona. Vuota. È vuota, chiaro. Fondina. Che è il bunker di Uncharted 1? O il sottomarino, quello che è? Può darsi. Oh, merda. Oh, no. Dove siamo? Dove diavolo sono? In un naufragio. Perché sta musica la Marilyn Manson? Guarda questo posto. Merda. Non può funzionare. Merda. Beh, intanto direi che una cosa è certa, questa. Zoom. Ok, facciamo progressi. Ok, la catena lì. Ma posso andare in acqua? Sì, ci posso andare. Ok. È gelata. Merda. Devo passare sotto, immagino. Sì.
Ok. Ci aspettano visite, vero? Un secondo, eh? Ok. Sei mio, bello. Girarti ora. Girarti ora. Merda, vaffanculo, va. Vabbè, sei facilmente sconfiggibile. Potevi anche avere un'arma, eh? Non avrei rifiutato, grazie. Comunque, ho adescato laggiù una bellissima nave da crociera. Che non sarebbe male, eh? Vabbè, forse l'unico modo per proseguire è quello di tuffarsi. Sicuro. Vabbè. Chi è quella donna inglese? Aspetta, qua c'è la lista della spesa, ma mi serve anche questa, ok. Vieni qua. Seedorf, vieni qua. Vieni qua che ti butto giù. E coglioni! Oh, ma quanto è mainstream il fatto che i neri abbiano sempre le ciabatte a fascia o i sandali? Oh! Ok, tu vai là e allora io ti faccio così. Munizioni. E ora altri 1000. Lo so, purtroppo, altri 1000. Andiamo? Qui c'è qualcuno? Sì. No, non è nessuno. Non è nessuno. Bene, mi avvicino. No. Merda. Sono in due, questo è il problema. E non si muovono, eh. Ma fammi fare così. Ma perché hai fatto la capriola? Lurido coglione. Perché hai fatto la capriola, raga? Ripeto, beh, peggio di FIFA. Io vittima delle scelte del gioco. Sempre vittima, sempre. In costante, anzi costantissima vittima e innocente delle scelte del gioco. Ok, tu fuori. Tu fuori. Who's next? Dai. Oh, gli facesse qualcosa, eh? Tu lassù. Fini di chi tocca i miei amici. No, 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 tu devi picchiare lui. Ma coglilo, eh. Una volta. Una. Coglilo. Una. E quello è passato. Anche quello è passato. E cazzo gliene frega a lui. Ok. Meno uno abbiamo fatto fuori. Uno su tre. Oh. Ok. Cerchio. E fallo fuori, cazzo. Niente, la precisione non è di casa oggi. Madò, sì. Quanti cazzo sono? No, devi usare la torretta, cazzo. Nei coglioni.
Come dice Franchino il criminale, o risolviamo che mani. C'è qualcuno che sta venendo da dietro, per ora no. Liscio. Stanatelo! Granata! Godo. Vedere se c'è qualcos'altro. Manco ci arriva. Godo. Forza. Bello, due antisommossa. Cosa può andare storto nella vita? Niente, tranne avere due antisommossa insieme contro. Bene, vabbè, te eri facilmente abbattibile, per fortuna. Vieni, forza. Questo è per Sally. Esattamente. Mi sa che non sono finiti qui, sapete? Appunto. Minchia, ho tre colpi per farne fuori uno. Torniamo al nostro calzemen, va. C'è andata male, eh? Poteva andarci meglio, ma... non poteva andarci peggio, nel senso... E chi stai aspettando esattamente? Me? Eccomi. Buongiorno. Ecco qua. Tutto questo dove devo andare? Qua c'era l'hammer però. Qua c'era l'hammer, sti cazzi. Sapello prima. Si usava l'hammer, si facevano felici tutti. Si faceva felici tutti. Intanto la mia domanda è dove andiamo adesso? Non lo so, sapete? Infatti puoi arrampicà? No, ovvio. Ci mancherebbe altro. Nulla. Direi qua. Ma niente. Questo potrebbe rappresentare una soluzione. Appunto potrebbe. Ma non la rappresenta. Madonna, era disseminato di hammer sto posto. Ma c'è un trofeo quindi. Di solito dove sono i trofei non è mai la via d'uscita. Direi quel ponte là, ma nemmeno. Ok, forse ce l'abbiamo. Bastava andare in alto e scrutare la panoramica per capirlo. Che in realtà prima ci siamo anche già stati anche parecchio vicino. Però ovviamente eravamo impegnati a combattere, quindi... ovvio che non ci abbiamo dato tanto peso, ecco. Bene. Ok, lì c'è il palo. Ma, lo sapevo. La prendo io. Qua c'è un hammer. Fuori. Fuori. Anche te là, anche te là. Madonna. Ok. Ecco. Non c'ho più tanti colpi. Oh cazzo. Com'è possibile che... che direi che forse ragione ce l'avevo io, no? Che dici? Che pensi? Sembra abbastanza sicuro. Sembra. Sapete adesso, eh? Oh, oh, oh.
Su, Nate, forza. Ultimo sforzo. Sei durato tanto, Fra. Sei durato tantissimo. L'accortezza e la prontezza, proprio. Torna giù. Torna al tuo paese. Gli inferi. Sei stronzo. Sì, l'antisommossa con lo scudo. Raga, l'antisommossa con lo scudo. Oh, buono. Nel 2 non lo faceva. Buono. Stanatelo, aspetta. Prima di stanarmi, aspetta, devo stanare io voi. Sì, devi metterti in terra. Ok. Ok, via. Dagliene di santa ragione. Diceva Caparezza, sono ateo, ma te ne do di santa ragione. Ok. Oh, un aspetti non secondo, devi uscire dai coglioni. Ha preso l'hammer, a caso. Che però l'attacco come cosa non è neanche male, però. Attenzione! Merda. Dammi il calva. Lasciami. No! Propano la mattina. A me, se potessi evitare il propano, lo eviterei, Godo. La sei cercata. Ops. Guarda le spalle. Poi finisce male. Vedrei. Io mi tufferei pure. Il punto è, ne vale la pena? La risposta è non lo so. Aspetta, è un'idea. È una buonissima idea. È un'idea perfetta, direi. Ottimo, può andare? Anche se mi sei tuffato, eh. Sì, non è che lo devi fare tu. Se voglio tuffarmi lo decido io, ok? È che comincia a girare? No, ok. Capitolo molto bello questo, impegnativo come la merda, però è bello. Più che altro è qualcosa di molto diverso rispetto al solito. Adesso fai passetti, ok. E dritto. Perfetto. Direi parfait. Non guardare giù. Ok. Andoci la corda. Non avrò altre possibilità. Dietro. Un'altra scala che si rompe. Ovvio. Un'altra scala che si rompe. Ho su una barca. Oh. Ok. Beh, se mi allontani così non so neanche dove sono. Dovrò fare il richiamo dell'antitetanica. Forse. Io sono convinto che sta frase, ragazzi, è esclusiva del doppiaggio italiano. Io ne sono sicuro. Oh, un altro amico.
e l'amico non c'è più. Ok. Devo saltare? Salto. È qua giù. Tenetelo d'occhio. No. Un muore. Manco lui. Dai, vieni fuori. Dove sei? Minchia, pensavo di essere investito. Mancava veramente solo quello. Occhio a non cadere. Pensavi, eh? Coraggio. Oh, il Gmal. Buono. Un'arma lunga è tanta roba. C'è arma pesante, scusate. Ma lunga è Assassin's Creed. Ecco giù. Vieni qui. E vai sotto. Sì, ma se no gli... Oh, maremma pesta ladra. Mal di collo assurdo. Vabbè, io ci provo, eh. Mani andrà male e sti cazzi. Morto. Preso in faccia. Ok, bisogna fare la prima dei proiettili. Ok. Le bombe ne sono pieno. La mia domanda è dove vado? Qua. Ok. Dov'è la torre radio? Godo. La torre radio. Ma ci mancava anche quella. Non puoi più nasconderti. Io dice che non posso più nascondermi. Infatti non mi sto nascondendo, ti sto proprio venendo a uccidere. È diverso. Muori. Ricarica, non si sa mai che poi ti trovi in difficoltà e l'hai nel culo. Certo siamo saliti parecchio in alto, eh. Eccoli. Anco te. Via dalle palle. Io, quando comprerò casa... Quando ricomperò casa e voglio andare a abitare in via dalle palle. Salta. Ok. Qua. Che coglione. Perfetto. Manca poco. Mi è chiuso. Corda. Fin lassù la corda. Non lo so, ragazzi. Ho i miei dubbi. Eh sì, invece, buono. Ok, su. Su. E su. Carina. È la nave di Ramses. L'avevo vista. L'avevo vista, ragazzi. Ok. Finalmente, ora... Ah. Dovrei metterla in moto, ma... In moto. In moto. Questo posto è un disastro.
Via col piano B. Aspetta. Dove stavi andando? Deve essere lì che tengono Sally. Devo salire su quella nave. Fosse facile. Tanto comincerei da qua. Oh, merda. Bello. Oh, cazzo. Giù in acqua? Certo. È già lì che si schierano. È spawnata l'arma nella sua mano, bellissimo. Intanto direi di nuotare fin qua. Aspetta che ricarica. Guarda che ti ho visto anche te lassù, eh. Posso muovermi? Credo. Muoviamoci, va. Come karma avevo, scusa? Non si sa, vabbè. Stavo cascasse. Sto coglionazzo. Ah, Gmal. Scusa per averti abbandonato per un minuto e mezzo. Anzi, meno. Più che altro le armi veramente grosse che sembrano potenti hanno una precisione assurda. Ho detto bene, avete sentito a modo? Sprecisione. Godo. Bastardo. Ha sparato, il coglione. E senza motivo ha cominciato a piovere. Ora sì che si va. È in culo. Devo raggiungere quella barca. Capitolo 13. Acque agitate.